ragazzi, arriviamo. Questa è la frontiera, vedi, Belgio. Vedi Belgio. Benvenuti 50, 90 e 120 limiti di velocità. Andando a cercare l'area sosta. Abbiamo trovato un'area sosta dopo, sulla carta. Dopo Saint-Hubert, non so se lo pronuncio bene, ma è completamente immerso nel bosco, cioè è un verde pazzesco, ragazzi. Ma dove si va? Seguite il video e lo scoprirete. Mica vi si può dire tutto. Ma dove siamo? Cosa portiamo? Un fiorino, anzi un ducato. Esatto, è lì che ti volevo, ragazzi. Lo spot qui è: dove siamo? Dove andiamo? Cosa portiamo? Un ducato. Ma guarda com'è fitta qui la foresta, mamma mia. Guardate qua, che bellezza e che stradine, wow. Mettono fresco solo a guardarle, vero? Comunque è fresco, ragazzi, 20 gradi. 20 gradi, sì, però c'è il sole pieno, si sta bene in maglietta e soprattutto non c'è tasso di umidità. Guardate, ragazzi, cosa ha camperizzato lui. Che posticino che abbiamo trovato! Aiuto! Com'è l'acqua? Aiuto! Com'è l'acqua? Ho fatto il grave errore di arrivare sparata lì dentro il fiume. Sono entrata, prego. Marmata? Sì! Mi cadono i piedi, aiuto! Ma che posticino si è trovato? C'è freddissima! Che posticino si è trovato! Oddio. Però fa bene! Fa bene ai piedi! Riattiva la circolazione! Facci qui! Guardate, questo è il finiciattolo, lì abbiamo il ciarlino. C'è tutta l'acqua! Possiamo farci il bagno nel fiume! Che... Questo è davvero un'oasi di pace! Un'aria sosta totalmente gratuita! Poi vi mettiamo qui sopra la mappa per arrivare, perché questa merita. Mamma mia! Abbiamo una ventina di piazzole che praticamente sono tutte vuote, ci siamo solo noi, un altro mezzo laggiù. C'è un museo qui a fianco, c'è il parcheggio grande dei visitatori del museo e oltre il parcheggio dei visitatori c'è questa area per caravan, camper, van. Totalmente gratuita in questo bellissimo bosco con una pace. C'è solo la strada che sì, porta non passa al museo, nessuno. Ma appunto una macchina ogni tanto è piuttosto silenziosa. E poi, se volete, abbiamo letto su Park Fortnite che qui ci si può inoltrare nei boschi, nella foresta anzi. Ah, sì. Perché qui è un parco, c'è cioè una foresta, non mi ricordo il nome, magari lo scrivo qui sopra se mi lo andrò anche a ricercare. Non mi ricordo. Bello, ci si fermerà qui e ci rilasseremo un po'. Ma quindi che abbiamo qui? Abbiamo VV7T! Dai, chiudi che entrano le mosche! Questa è la nostra tendina che abbiamo, la nostra tenda zanzariera con le clip a velcro e le clip magnetiche. Calamitata, ragazzi. Calamitata. Tac, tornata da sola. È la misura sua.
perché ci sono di tutte le misure per tutti i van. Questa è la misura, c'è scritta qui 200x140, che esatto, trovate tra l'altro nel nostro negozio Amazon. Bellina sta stesa, carina, fa anche un po' di, se non volete far vedere molto nell'interno, di, come si dice, oscura, ecco, di privacy. Insomma. Privacy, non mi veniva la parola. Qui c'era la nostra rifinitura con il sughero, non so se ve l'avevo ancora fatta vedere. E insomma si sta bene, poi con questo fiumiciattolo stasera sì, si dorme veramente... È un disco new age. Ieri sera abbiamo dormito praticamente lungo la ferrovia, passava tutte le macchine, un traffico. Però due sapete... sere fa accanto al cimitero, lì sì che era silenzioso, ragazzi. Vero. Qui c'è il fiumiciattolo che ci rilassa. A parte i vicini che sono sbronzi. Che bellezza, ragazzi. Qui intanto, ragazzi, vi facciamo vedere anche il pannello solare della nostra power station della Bluetti, che abbiamo messo qui e stiamo caricando la batteria. Come vedete, non so se si vede, la batteria si sta caricando tramite il pannello solare. Ora il sole è basso, butta dentro 70 watt, questo è un pannello da 120 watt, quindi ne approfittiamo per ricaricare un po' la power station, che ha bisogno di una piccola ricaricatina. Prepara una bella cinetta con la nostra piastra induzione, perché ora con tutta la potenza che abbiamo a bordo siamo veramente gas free, si vola, siamo completamente gas free, non l'abbiamo ancora mai attaccato, abbiamo delle bombolette di scorta perché tante volte ci si rovina per le evenienze, oppure però no, funziona bene, a parte gli scherzi. No, potrebbe capitare una volta che abbiamo bisogno di due fuochi, allora sì, usiamo la piastra e quella a gas. Però insomma, dai, o per cotture very, very strong. Sì, molto prolungate. Tipo, diciamo, uno deve fare un ragù. L'ho portato da casa, ragazzi. Cioè, abbiamo un ragù congelato, perché noi abbiamo un frigorifero molto capiente. E da qui anche la scelta di delle nostre. Di tanta capacità di frigorifero, di avere un frigorifero a 220 volt casalingo. Abbiamo una cella freezer abbastanza capiente e quindi io mi sono preparata i barattolini di ragù. E sono qua sotto, li abbiamo congelati. Bene, bene. Poi insomma. Ci piace mangiare bene, no? Con i pisellini che si mangia? Filetti di platessa. Oh, va bene stasera, buoni. Filetti di platessa. E poi ho visto qualcosa prima. Hai l'occhio lungo, ragazzi. L'occhio lungo. È freddo e ci dobbiamo scaldare. E quindi. Abbiamo una vecchia cantina. Una bottiglia di rosso di Montepulciano. Ed ecco anche il pesce pronto con la nostra mitica piastra induzione, la tessina. Facciamo vedere anche la nuova disposizione a tavola. Certo. Con il sedile girevole, vedete come cambia la prospettiva? Anzi, vi faccio vedere in tempo reale come si vive dal nuovo posto a sedere girevole. Che tanta roba, ragazzi! Come vedete, abbiamo tutto un altro mondo. Mamma mia, ma è gigantesco, è questo assetto. Van, vero? Questo è il posto girevole. Si è ingrassato anche Charlie. Anzi, si è allungato più che ingrassato. Sì. Qui abbiamo la zanzariera, il fiumiciattolo che scorre fuori. Possiamo tenere tutto spalancato. Io mangio da questa parte, Fede mangia dall'altra. Non si litiga. No, no, assolutamente. Guardate che roba. Abbiamo il nostro bombinello di vino rosso di Montepulciano. Esatto, e quindi ragazzi, enjoy, salute, buon appetito. Abbiamo detto coro. E ora stacchiamo qui perché ci rilassiamo, ci riposiamo, facciamo la cena, esatto, e ci riposiamo.
Poi le crostatine. Crostatine, sì. Buongiorno ragazzi, come avete visto siamo di nuovo in movimento. Abbiamo lasciato il nostro bel posticino dove abbiamo passato una notte tranquilla, col Fiumiciattolo. Molto tranquilla. Ma è già un ricordo perché ora siamo sulla nel caos totale. Siamo sulla circonvallazione di Bruxelles. Come avete visto qui c'è un sacco di traffico. Ma la nostra destinazione non è Bruxelles, è un'altra. Ora qui ci fermiamo in quest'area sosta di un distributore, facciamo pranzo e proseguiamo. Si vede dopo. Le casette della Lego. Questo sono fatte così, Ah sì. I mattoncini Lego. Queste ragazzi sono le case del Grande Nord. Belle, sembra essere a Legolandia. Tutte curatissime, con un giardino privato, tenuto bene, siepi tagliate perfettamente, ortensie in fiore, gerani da tutte le parti, colore, finestre larghe e tendine, cioè una cura perfetta, precisissime. Sembrano piccoli castelli. Gran Turco a perdita d'occhio. Guardate che meraviglia questo viale. Ed eccoci arrivati alla nostra meta per stanotte. Abbiamo trovato quest'area camper gratuita, sempre con Park for Night. Siamo in una cittadina che si chiama Alter, insomma nei pressi di Alter. Poi magari vi mettiamo la mappa di dove siamo esattamente, perché questo posticino merita davvero. Abbiamo parcheggiato, Ciarlino, abbiamo tutto questo spazio per noi. Ci sono altri van autocamperizzati vicino a noi, come vedete. Qui abbiamo il nostro fratello minore, sì. Francese, Peugeottino, vedi? C'è ancora le scritte della vecchia lavorazione. Noi invece non abbiamo nessuna scritta, abbiamo le fiancate belle pulite. Tanta roba. Qui c'è anche la chiesetta del paesino. Io ho cercato di resistere, ma mi è toccato mettere la felpa. È un po' nuvoloso, un po' freschino, vero? Poi anche tardi, si è fatta una certa ora. No, ma io ho proprio sempre fresco. Ma saranno 18-20 gradi, io non... Vabbè, però si sta bene, no? Sì, no, si sta bene, però c'è questo ventolino freddo e io... In Toscana oggi... Necessito della giacchetta. Sì, in Toscana ho visto che oggi faceva 37 gradi. Qui ce n'è un po' meno. Ci invidieranno i nostri... regionali. Sì. Facciamo lo scarico dell'acqua e soprattutto del portapotti. Sì. Poi ci apprestiamo a passare la serata e ci studiamo l'itinerario per domani. C'è da studiare, ragazzi, per voi, e rimanete anche per noi. Connessi, anche per noi, certo. Però vi portiamo in giro per queste zone. C'è una città molto interessante da vedere. Ed ecco qua ragazzi, la prima sorpresa, abbiamo le biciclette. Queste sono due piccole biciclette. Chiamarle bici, dicevo, insomma. Due biciclette pieghevoli. Sono due mini bici. Perché tutti ci chiedevano, ma avreste bisogno di bici, no? Diciamo che è un altro mezzo ecologico, pulito, che ci permette di raggiungere delle mete vicine rispetto a Charlie, per fare una passeggiata.
come sì. faremo adesso, quantomeno le proviamo. Esatto, perché abbiamo qui delle bellissime piste ciclabili e quindi le proviamo subito. Ed eccoli i nostri campioni in bicicletta. Eccoci qua, finalmente abbiamo le biciclette. Siamo un po' arrugginiti, eh. Abbiamo queste rotine piccole, ma non è facile andare con queste rotine piccole. Si il fa... Fede, io ce lo prendo in giro, c'ha la bicicletta dei puffi. Oddio. Ora si cozza. Guardate che rotine piccole. Ma come si fa ad andare a giro con questi trabiccoli? Ma questa è la bicicletta del nipote, te gliela hai fregata. Tu c'hai una Daewoo. Però c'è la Daewoo. Si va bene con queste bici. Sì, dai, sono un po' vecchie e arrugginite, ragazzi. Le abbiamo ritirate fuori dal garage dopo anni. E perché sono piccole, soprattutto perché si piegano sia manubri che pedali. Sono quelle, diciamo, come le chiamo? Da barca, imbarcazione, sì. Insomma. E sono comode. Sono comode, più che altro facilmente caricabili nel garage di Charlie. E queste ci permettono di raggiungere insomma, i vari posti. Ma insomma. Anche per fare un pochino di attività, di movimento. Anche. Siamo stati seduti tutto il giorno su Charlie e dai, ci vuole un po' di attività fisica, sì, di sgranchirmi sì. un po' queste gambe, no? No, ma poi solamente vi faccio notare dove siamo. Di là tutte le mucche. Ma guarda che tette! Guardate che mucche, che guarda bellezza. Che gonfie. Vedi che roba. E questo è il nostro viale alberato. Fianco del parcheggio. In un paesino sperduto dell'Alto Belgio. Eh sì, dell'Alto Belgio. Siamo nel cuore del Belgio. Sì. Abbiamo superato da, insomma, quant'è, una mezz'ora a nord della capitale, di Bruxelles. Che ovviamente abbiamo saltato perché... Noi abbiamo altre mete che scoprirete lungo il nostro percorso vedendo i nostri video. Ma poi toccata e fuga qualche anno fa l'abbiamo fatto a Bruxelles, quindi diciamo che non siamo completamente digiuni della capitale. E poi chissà, magari al ritorno possiamo fare di nuovo questa sosta. Eh sì, perché no, le strade qui si intrecciano sempre. Si intrecciano e questi tickets for life sono matti. Un giorno qua, uno là, ma che moda è? Sì, che noi abbiamo alcune mete, poi va a sapere, magari se arriva il bivio si va da tutt'altra parte. Infatti, sono comati per quello. Questo è il bello del nostro viaggio, sì. Il nostro viaggio è un po' una roulette russa. Con proiettili a salve, ragazzi. Certamente. Ora ci facciamo una bella pedalata e ci aggiorniamo dopo. C'è un camper? Sì, lo accosto là. Qualcosa con i soldati. Poter usare la bicicletta ci permette anche di fare questi sentieri e scoprire questi luoghi bellissimi. Qui c'è un castello. Sì, siamo arrivati a una tenuta bellissima. C'è chiusa. Qui l'ingresso ovviamente chiuso. Sì, e c'è dentro un castello. Ma noi siamo su questa stradina dove si sentono solo gli uccellini cinguettare. Davvero, circondata dal verde, dal silenzio, dalla natura. Bellissimo. Sì, la bicicletta permette di assaporare proprio appieno queste cose. Ah, ci voleva, dopo tanti chilometri, non per denigrare Charlie, poverino, ha fatto tanto il suo dovere, però fare una bella passeggiata in bici, nella natura, ricarica. Ma poi essere qui dopo tanti lavori è una bella soddisfazione. Sì. Ci volevano insomma dei lavoretti, però anche la voglia di ripartire era tanta, ragazzi. Esatto, voglio affacciarmi dal cancello a vedere cosa si vede. Guarda, bello, c'è anche tutto il fine shuttle qui dalle parti. Guardate bellezza, eh? Qui abbiamo questo castello, ma secondo me ci abitano perché è privato, c'è scritto privato. Poi c'è anche la casetta apposta, secondo me è abitata. Comunque ora si prosegue il viaggio verso questa stradina e andiamo a vedere cosa troviamo. Thank you.
che posto che abbiamo trovato. Siamo proprio nelle campagne belghe, in mezzo alle capre, alle mucche. Ci sono delle mucche là dietro, non so se si vedono. C'è una pace e un silenzio disarmante. E prima avevamo ovviamente la telecamera spenta, ci ha attraversato la strada un leprotto. Sì, è bellino, piccino, oddio, che meraviglia. Cioè, qua la natura scoppia, veramente. Bello, tenuta bene, con queste ciclabili che vanno ovunque, ragazzi. Se venite in questi paesi nel nord Europa, portate delle bici, ovviamente sto parlando di chi le può portare a bordo, come van, camper, perché sono un secondo motore, cioè nel senso... Qualcuno ce l'aveva chiesto, ce l'aveva detto in effetti nel nostro giro in Spagna. Sì, qualcuno ci segue. Che potevamo portare la bicicletta, a quel tempo non l'abbiamo caricata perché eravamo già... Sì, ma poi era inverno, si è detto. C'erano le temperature, diciamo, anche se in Spagna diciamo ci sono molte meno piste ciclabili. Qui ti invoglia perché ogni bambino, ogni persona si sposta con la bicicletta, sia in città, nelle ciclabili della città, che in queste campagne. Quindi è proprio alla portata di tutti. Quindi si rientra verso Ciarlino, dai, dopo questo bel giretto. Era un test drive, diciamo, era un giro di prova per capire le bici e per le nostre gambe, poverine, anche piano piano, non siamo allenatissimi sulle due ruote, però nei prossimi giorni ci vedrete. Esatto, vai, si rientra verso Ciarli. Venite con noi, eh. Ragazzi, andremo a montare la nostra zanzariera. Guardate come facciamo, Molto molto easy. Questa è la sua misura. Quella è la misura. La attacchiamo con il velcro. Ovviamente è stato preinstallato sulla portiera scorrevole. Dove arrivate al gancio, ovviamente lì vi fermerete. Questa ha la chiusura calamitata. Si aggancia da 10 secondi, si monta. Sì, è velocissima. E l'altro lato. Mettiamo anche di qua. E voilà. Abbiamo una bella zanzariera calamitata. Si vede da sola, dritta. Sì. Se almeno non entrano le mosche, le zanzare. È funzionale, pratica ed economica. Perché qui con tutte le mucche, le mosche ci sono. Ci sono molte mosche. Vai. Ci sono di varie misure, questa lo ricordiamo è 140x200, c'è anche ancora il cartellino attaccato. E la trovate? Sul nostro negozio Amazon. Come ho fatto a scegliere la misura? Ho misurato da qui a qui e c'era 135 cm. Tutta l'apertura porta, vedi? Quindi ho calcolato 2,5 cm per parte del velcro, quindi 140. Ed è fatta. Ora si apre lo bro, così circola l'aria. Si sta benissimo, ragazzi, una temperatura fresca fresca. Lo so che ci invidierete.
mentre Marta fa un po' di lavori al computer, ora io ripongo le biciclette dentro al van. Qui abbiamo le nostre comode chiusure della tule, come vedete, aperto chiuso, e qui c'è la chiusura di sicurezza. Ora le biciclette, che sono pieghevoli, le inseriamo all'interno del van. Marta è dentro che lavora un po' al computer, e anche in questo caso è molto utile avere il sedile girevole, vero? Che dici? Si lavora meglio così, eh? Very utile. No, ci si sta bene, molto poco. Ottimo. Nel frattempo arrivano altri camper e ora poniamo tutte le bici dentro e ci prepariamo per la serata. Qui tra l'altro vedete anche la tenda, che è stata cucita per bene con la macchina. Vedete, ora è tutta lineare, perfetta. Ed è tutto più in ordine. Come vedete, non abbiamo fatto in tempo a finire i lavori, che ho già dovuto ritirare fuori gli attrezzi. Sto facendo dei piccoli lavori di manutenzione, stringendo alcune viti e sistemando alcune cose. E quindi mi è toccato ritirare fuori tutto. Qui, come vedete, abbiamo questa grande cassa dove tenere tutta la nostra roba. Ora voglio prendere anche la scala, perché voglio andare a controllare i pannelli solari per vedere che sia tutto a posto. Le biciclette sono riposte qua, fissate con questa corda, legate a quei due punti, così non si muove niente. Ora prendo la scala e vado a controllare sul tetto che sia tutto in ordine. Se vedete, qui abbiamo la nostra bella scala e abbiamo questo blocco di sicurezza che ci permette di bloccarla. Bene, facciamo un po' di manutenzione, controlliamo che tutto sia stabile, che regga bene. Qui è tutto fissato bene, non si muove nulla. Sembra tutto bello stabile, saldo, ben saldo. Qui abbiamo il nostro blocco, come vedete, con il turbovent. Controlliamo questi famosi attacchi che ci hanno fatto patire l'altra volta, che non si siano allentati. Che, se vi ricordate, tempo fa si è staccato questo perno. Vi metto poi qua sopra il video, il link, e abbiamo tribulato non poco per smontare tutto. Qui è tutto in ordine, qui c'è quell'altro pannello che, come vedete, è tutto a posto. I pannelli sono tutti a posto, sono un po' sporchi, ma è normale, sono comunque molto molto efficienti. Mi sembra che aver retto tutto bene, non si stacca nulla. Come vedete, questa è la nostra ampia superficie di pannelli solari. Abbiamo ben 500 watt, due pannelli per 300 watt complessivi dietro e uno da 200 davanti. Controllo sicurezza, che male non fa mai. Vedete che bel solicino che c'è stasera. Sì, anzi, si preannuncia anche un bel tramontino, chissà. Going round in circles. Maybe this will be alright.
Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Nella lingua belga, che poi è olandese, sinceramente non so come si dica. Lo impareremo. Buon appetito in belgo, ancora in effetti non ci ho nemmeno pensato. Mi bevo un po' di Montepulciano e poi magari ci viene. Dopo, ci ragiono io. Dopo si parla anche giapponese. Oh, veramente. Un abbraccio, ragazzi. Buona serata. Buonanotte. Grazie per essere sempre con noi. Ci vediamo. Un saluto, ci fa piacere. E l'iscrizione al canale per chi non fosse già iscritto. E un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Spring is in the air like a drum snare. Buds are bursting.